Hashtag Tempo di Sport. Tic Tag Tempo di Sport. Tic Tag Tempo di Sport. Tic Tag, Tempo di Sport, un saluto a tutti da Marco Taglieri e benvenuti alla prima puntata del nostro nuovo programma sportivo, un programma, diciamolo subito, sperimentale, pensato per la web radio, che vi accompagnerà da qui in avanti per i prossimi 2 mesi in quella che è una fase di evoluzione, di esperimenti appunto di questa nuova formula editoriale. La cosa che voglio dire innanzitutto è che non sarò solo in questa avventura, perché mi accompagneranno 2 colleghi che nel corso dell'ultimo anno sono diventati anche dei buonissimi amici, e che sono Luciano Rapa, direttore di ForzaPescara.tv. Ciao Luciano. Ciao Marco e ciao a tutti. E Orlando D'Angelo, giornalista del Messaggero e della Gazzetta dello Sport. Ciao Marco e ciao a tutti i nostri futuri ascoltatori. Perfetto, tra un po' scopriremo anche che cos'è Tic Tag e di cosa si occuperà, ma prima un ringraziamento particolare al nostro responsabile audio, il nostro fonico, Luca Di Carlo DJ. Ciao Luca. Buonasera a tutti. C'è anche lui e non poteva mancare l'elemento di disturbo, così l'ho voluto nominare sui nostri canali Facebook. È tornata, diciamo così, a importunarmi dopo un anno di assenza la mitica, splendida Francesca Priore. Ciao a tutti, taglier da me non scappi. Quindi avete già capito, insomma, quali saranno le basi sulle quali parte questo programma. Cerchiamo però di approfondire un po' le caratteristiche standard di questa formula. Allora, innanzitutto, Luciano, diciamo ai nostri ascoltatori, quando va in onda questo programma? Questo programma va in onda il martedì ed il venerdì, indicativamente intorno alle 18.30, sui 2 portali di riferimento che rimanderanno questo programma di nuovo conio, ossia sportag.it e forzapescara.tv. Inoltre tutti i social network verranno ampiamente inondati dai nostri post, e quindi mi riferisco a Facebook e a Twitter. Orlando, invece, durata del programma e contenuti di partenza, chiamiamoli così. Sì, il programma durerà all'incirca 25 minuti, tra i 20 e i 25 minuti, sperando di riuscire a stare nei tempi, perché abbiamo una marea di argomenti da affrontare qui e con i nostri ascoltatori, con cui speriamo di interagire al più presto. Il programma durerà, ho detto, 25 minuti e possiamo anche... Scusa Marco, ma che mi hai chiesto? I contenuti di questa... I contenuti sono ovviamente il Pescara sviscerato in tutte le sue tematiche, che saranno tante da qui alla fine del campionato per cominciare la nuova stagione, ma parleremo di tutto lo sport abruzzese, che ovviamente si imporrà alle nostre attenzioni e alle attenzioni dell'opinione pubblica. Parleremo di calcio a 5, perché abbiamo ovviamente 3 squadre abruzzesi e si avvicina alla fase calda della stagione. Io sono anche direttamente interessato e quindi cercherò il più possibile di stare in equilibrio e di non disturbarvi. Il disturbo è tutto riservato a Francesca. E poi parleremo del Lanciano, perché sta giocando e disputando una grandissima stagione in B ed è vicino a una salvezza che sarebbe miracolosa. Parleremo dei protagonisti e parleremo di tutte le riflessioni importanti, diciamo, che si presenteranno da qui alla fine. Marco, però correggimi se sbaglio, oltre che i nostri ascoltatori lo scopriremo anche noi un po' come sarà questo programma, perché è tutto, certo, in fase embrionale, e lo gestiremo insieme a chi ci ascolterà e farà egli stesso la nostra trasmissione. Certo, ovviamente la nostra pagina Facebook sarà il punto di riferimento per tutti, e speriamo di avere suggerimenti sulle tematiche, suggerimenti su quello che interessa l'opinione pubblica e anche richieste di approfondimento, perché vogliamo anche sorriderci un po' su, ma siamo professionisti dell'informazione, quindi il programma resta un canale di informazione. Ecco, allora, in attesa di scoprire il motivo per il quale Francesca Priore è qui con noi oggi, quello di cui si occuperà lei nel corso di questo format, diciamo innanzitutto che domani su www.sportag.it ci saranno 2 articoli, l'editoriale, dove spiegheremo un po' com'è nata questa idea di unirci in questo staff di nuovo conio per una formula totalmente nuova, e poi soprattutto spiegheremo i vari dettagli, quindi come interagire con noi, una qualcosa che interesserà sicuramente i lettori e gli ascoltatori di Sport Tag e da oggi anche di Tic Tag.
per intervenire con i loro spunti, domande e riflessioni su quelli che saranno i temi dettati dalla nostra redazione. Prima di partire però è importantissimo ricordare che gli sponsor ufficiali di questi primi due mesi di Tic Tac sono Atena Servizi e Tecnomatic SRL. Tic Tac, tempo di sport. Allora, cominciamo entrando subito nel vivo delle questioni, nel vivo dell'attualità. Siamo stati tutti e tre in trasferta allo Juventus Stadium per seguire Juventus Pescara. Abbiamo visto la partita, abbiamo visto la reazione della squadra, anche se non è arrivata una vittoria, e lì abbiamo cercato un contributo da un nostro collega, comunque esperto di grande calcio, esperto di calciomercato. È Gianluca Di Marzio di Sky Sport 24. A lui abbiamo chiesto le ultime novità per quello che riguarda l'argomento caldo, ovvero il futuro del Pescara, ma soprattutto di farci un punto sul campionato del Pescara. Ascoltiamo qual è la sua opinione su questo ultimo posto. A Gianluca Di Marzio di Sky Sport chiediamo innanzitutto se si aspettava un campionato del genere da parte del Pescara. Così proprio no, sinceramente, anche perché comunque erano arrivati giocatori come Quintero, come Weiss, che avrebbero sicuramente potuto dare qualcosina in più alla squadra. È stata un'annata anche sicuramente condita da molti errori, ma anche particolarmente sfortunata, perché vedo che ci sono 4-5 giocatori, se non 6-7, che si infortunano a settimana, quindi gli allenatori di turno non sono riusciti mai a schierare la formazione ideale. Probabilmente sono stati commessi, ripeto, degli errori, forse una rivoluzione troppo ampia rispetto alla squadra dell'anno scorso, forse un lavoro dal punto di vista fisico che mi dicono dopo la partita di Firenze non essere stato fatto in maniera impeccabile. Quindi oggi la squadra è un po' sulle gambe, giocano tutti i ragazzi che per un motivo o per un altro non giocano da tanto tempo, quindi hanno 50, 60, massimo 70 minuti nella loro condizione, quindi non è facile nemmeno per Cristian, che tra l'altro è un mio grande amico, riuscire a schierare una formazione accettabile. Oggi mi ha detto di aver fatto giocare quelli che sono più in condizione, quelli che hanno più voglia, gli ha detto per caricarli che forse insomma questa non capita tante volte giocare in questo stadio, quindi la speranza è che almeno insomma a livello di dignità la squadra sappia fare una bella figura. Tic Tac, tempo di sport. Luciano, allora abbiamo ascoltato Gianluca Di Marzio su due temi importanti, no? Quella che è la prima domanda che gli abbiamo sottoposto, una rivoluzione troppo ampia forse realizzata dalla società in estate, e poi una condizione fisica che è diventata tutto ad un tratto precaria dopo Firenze. Vogliamo argomentare un po' su questi due punti e capire fino a che punto Gianluca Di Marzio ha ragione e ha visto, diciamo, individuato le cause giuste della crisi biancazzurra. Dal mio punto di vista, i due argomenti citati da Gianluca Di Marzio sono i capisaldi di questa sciagurata stagione biancazzurra, poiché entrambi provengono da un peccato originale che poi ha riverberato i suoi effetti su tutta la stagione. La tempistica della campagna acquisti, molto ampia in termini di uomini e cronologicamente troppo dilatata nel tempo. E questa dilatazione nel tempo della campagna acquisti ha fatto sì che non si facesse una preparazione fisica adeguata con quella che poi sarebbe stata la squadra che andava ad affrontare il campionato, e da lì sono nati tutti i problemi del Pescara. Orlando, tu che sei un po' il Di Marzio abruzzese, no? Esperto, esperto di mercato, molto più di Francesca Priore, anche se non si direbbe, sei d'accordo un po' con questa analisi, soprattutto magari avendo tu anche ascoltato i precedenti allenatori del sodalizio biancazzurro, cosa pensi al riguardo di questa preparazione atletica? È un errore che parte a monte da quest'estate, oppure davvero dopo quella vittoria, quella famosa vittoria di Firenze, è cambiato qualcosa in negativo? No, che sia cambiato qualcosa in negativo dopo Firenze lo dicono i risultati terrificanti della squadra, cioè una striscia negativa, probabilmente anche da record, e ovviamente il segno che qualcosa non funziona anche nelle gambe. Ma in giro si parla molto della preparazione fatta da Bergoglio e dal suo staff. Io non riesco a dare queste colpe a Bergodi e al preparatore, il professor Oneto, che tutti, anche fuori da Pescara, dicono essere un grande professionista del suo settore, per il semplice motivo che anche nella preparazione invernale e durante il mese di mercato invernale i problemi sono stati gli stessi
che ci sono stati in estate. In estate, in 2 mesi e mezzo, il Pescara è riuscito ad allestire la squadra e Stroppa ha lavorato a Rivisondoli quando le squadre costruiscono il proprio futuro con i giovani che poi sono stati messi fuori lista. Perché ricordiamoci gli amichevoli del Pescara iniziali con Lulli, Berardocco e Brugman e Togni centrocampisti e con Ćosić e Perrotta difensori centrali. È ovvio che quando una squadra lavora in quel modo e poi ad agosto si presenta al primo impegno ufficiale di Coppa Italia con 18 giocatori completamente diversi, i problemi alla lunga vengono fuori. Io ritengo che comunque con Stroppa si sia lavorato bene, perché giocatori come Togni, pur essendo impiegati poco, che hanno lavorato dal primo giorno a Rivisondoli, oggi ci sono ancora e sono stati praticamente quasi sempre disponibili. A gennaio Bergodi, quando avrebbe dovuto fare un richiamo di preparazione con la sua squadra, si è trovato 7, 8, 10 partenze. È una squadra nuova che si chiama, che ha i nomi di Sculli, Zauri, Sforzini, Rizzo, Crodru, Bianchi, Caraglio, che arrivavano da ogni parte del mondo, da situazioni atletiche personali completamente diverse l'uno dall'altro. È ovvio che il lavoro è stato ampiamente complicato, perché Bergodi aveva chiesto 3 rinforzi da utilizzare fin dalla prima di ritorno a San Siro con l'Inter, e invece ha avuto i rinforzi il 1 febbraio alla vigilia della partita con il Bologna, ed erano giocatori assolutamente impreparati. Lo dice oggi il campionato, perché Caraglio e Bianchi, i primi acquisti di dicembre, non sono attualmente in grado di giocare una partita di Serie A. Luciano, il discorso che faceva Orlando partiva un po' a monte, no? dalla gestione Stroppa. Io ti chiedo dove iniziano e dove finiscono le responsabilità del direttore sportivo Daniele Delicarri, che evidentemente ha avuto qualche difficoltà di troppo in estate ad allestire, a far pervenire i giocatori poi effettivi, no? E metterli a disposizione del suo allenatore, considerando per lui anche il budget a disposizione per operare sul mercato. Diciamo che nella domanda hai fornito già tu, a mio parere, la risposta. Daniele Delicarri, che è visto un po' come il capro espiatorio di questa stagione sciagurata del Pescara, ha delle attenuanti non da poco, a mio parere, vale a dire il risicato budget con il quale si è presentato al mercato, delle oggettive difficoltà nel poter reperire i giocatori di spessore. Certo è che qualcosina in più e qualcosina soprattutto di meglio poteva essere fatta da parte sua, ma l'impressione generale è che un abito già di per sé non di lusso come quello biancazzurro è stato cercato di essere rattoppato con stoffe di ancor minor pregio. Francesca, ci stai? Sì. Sì, sto sentendo, non sono addormentata. No. Ho capito. No. Perfetto. Allora, chiediamo al nostro mitico Luca Di Carlo di farci ascoltare la seconda risposta di Gianluca Di Marzio, perché entriamo un po' nel vivo del tema forse più attuale di questi giorni, di un nome che corrisponde a Gigi De Canio e che ieri è stato incontrato dal presidente Daniele Sebastiani. Noi abbiamo ascoltato sabato Di Marzio proprio su questo argomento per capire anche che tipo di allenatore, che tipo di figura è Gigi De Canio e cosa comporterebbe il suo arrivo a Pescara. Sentiamo. Si pensa già al futuro, uno dei nomi più importanti che circolano in queste ore è quello di De Canio, lei che è un grande esperto di mercato, cosa ci dice a riguardo? Ma io Gigi lo conosco molto bene perché è stato con mio padre al Queen's Park Rangers, quindi conosco le sue capacità sia tattiche e anche manageriali. Lui è un allenatore che ama fare un po' tutto, quindi ama fare un po' sia la squadra chiaramente, ma anche quasi il direttore sportivo, quindi mettere bocca in maniera incisiva nelle scelte definitive. Quindi se prendi De Canio devi sapere che è così, e quindi bisognerà capire se la società vorrà affidarsi a un allenatore di questo tipo o se invece vorrà trovare un allenatore e un direttore sportivo nuovo, perché al di là delle dichiarazioni di Daniele Delicarri credo che comunque lui vada via, e quindi bisognerà prendere, ripeto, anche un direttore sportivo, ma la scelta di De Canio secondo me impone poi un certo tipo di direttore sportivo, quindi bisogna capire Sebastiani cosa vuol fare. Grazie. Tic tac, tempo di sport. Orlando, insomma, Di Marzio è stato abbastanza chiaro, però oggi c'è stata una novità. Sì, Di Marzio dice bisogna capire Sebastiani che cosa vuol fare, lo diceva sabato, Sebastiani ha risposto martedì mattina praticamente, perché il presidente oggi ha spiazzato nuovamente tutti sulla questione direttore sportivo.
ha detto non cerchiamo un nuovo DS, dedicati a un contratto, che è esattamente l'opposto di quanto detto a Rete 8, lo citiamo perché è stato lì che il presidente disse circa un mese fa Dell'Icardi non sarà il direttore sportivo del Pescara nella prossima stagione, quindi adesso cambia di nuovo tutto per quello che riguarda almeno la figura di DS. Per quanto invece concerne la figura del nuovo allenatore, ieri a Pescara Gigi De Cagno ha incontrato nella sede di un amico del presidente, di un suo amico comune, il Pescara ufficialmente, nella figura di Sebastiani, hanno parlato e De Cagno ha detto: sì, il progetto del Pescara mi interessa, sono a disposizione, però si sono lasciati, le due parti si sono lasciate in modo ancora molto interlocutorio, perché hanno ribadito la libertà di accettare un eventuale altro incarico per quanto riguarda De Cagno, oppure di poter prendere un'altra strada per quello che riguarda l'allenatore e la società, e di sentirsi nel caso queste alternative venissero fuori. Altrimenti questa stretta di mano che si è data ieri potrebbe diventare qualcos'altro nel futuro. De Cagno però è un allenatore che ama lavorare sul mercato quasi direttamente. Se dovesse rimanere dell'Icardi, evidentemente è perché De Cagno ha già un'idea di massima su come indirizzare dell'Icardi sul prossimo mercato. Insomma, molto dipenderà anche da questo feeling che va costruito tra società, De Cagno, direttore sportivo, al di là di chi sia il direttore sportivo. Non sono incompatibili De Cagno e dell'Icardi? Guarda, De Cagno ha detto, non a me personalmente, ma a fonti fidate, De Cagno ha detto che lui non crede di avere direttori con cui è incompatibile, a parte magari qualcuno che durante la carriera non è stato proprio molto congeniale al suo lavoro. Però De Cagno non è neanche il tipo di allenatore che per la Serie B chiede Cristiano Ronaldo, nel senso che De Cagno vuole una squadra per vincere. Se la società prende De Cagno per vincere il campionato, ovviamente avrà anche un budget adeguato a fare questo, e quindi probabilmente dell'Icardi potrà eseguire alcune indicazioni di De Cagno, facendo comunque lui il mercato. Se sarà dell'Icardi, se dovesse essere Acri, sicuramente sarebbe la stessa cosa. Marco, se questo dietrofronte del presidente Sebastiani venisse confermato, come pensi reagirebbe la piazza? Beh, la piazza adesso è abbastanza confusa, no? Mi pare di poter dire, anche perché c'è questo limbo di un campionato che sta per finire, però nel corso delle conferenze stampa che ascoltiamo tutti i giorni in settimana, nessuno ancora ha gettato la spugna in maniera evidente. È chiaro che i cronisti cercano di andare un po' al di là di quello che è l'orizzonte attuale per capire quali saranno poi le strategie del futuro. Cerchiamo più che altro di comprendere quale sarà la guida tecnica. Tra l'altro Buchi ieri ha confidato in conferenza stampa che non si sente probabilmente uno dei candidati ad una panchina così prestigiosa, no? Dando un po' un atto di grande umiltà a tutta la piazza. Potrebbe, a mio giudizio, essere questo un elemento che andrà a favore di questo giovane allenatore qualora non si trovasse la soluzione esperta più giusta per poter ripartire con una guida, con un leader carismatico, comunque con un curriculum importante alle spalle. Bene, detto questo, io non so adesso se... ecco, Francesca, cosa sta facendo? Io ti sono ammagliata da te, ti sto ascoltando. era proprio quello che stavi vedendo. Perfetto, non vediamo l'ora di installare questa webcam anche per sì, evitare così ti che tu possa disturbarci durante questa trasmissione. Luca, facciamo sentire al volo quello che ha detto Per Coldrup proprio qualche minuto fa in conferenza del nostro Luciano Rapa, in modo tale che cerchiamo anche di capire quali giocatori potrebbero restare nella piazza adriatica, perché insomma mi sembra di capire che non ce ne siano tanti con questa volontà. Prego. Tic tac, tempo di sport. Per Coldrup in conferenza stampa ha detto che non ha mai giocato in B e che comunque non sarebbe un massimo. Cosa significa? Ma non lo so, adesso come ha detto anche nella stampa, i conti lo faremo a... Faremo a fine stagione, poi vedremo cosa facciamo. Si parla di De Cagno come il possibile nuovo allenatore per l'anno prossimo. Secondo te è l'uomo giusto? Non lo so, sinceramente non lo conosco bene, quindi non me lo so dire. Grazie. Niente. Tic tac,
Tempo di sport. Scusate Luciano Orlando, vorrei farvi parlare però c'è Francesca che scappa. Francesca, no. Punteresti sul crowd? Assolutamente no. No, come semplicemente mai? Per il fatto che ha risposto così, non è il massimo giocare in Serie B, allora tornatene a casa tua fondamentalmente. Ah, proprio, cioè invece di creare le basi magari per un... Non so, ci sono altri giocatori secondo me che possono giocare tranquillamente in Serie B. Tipo? Tipo ci sono giocatori che possono hanno fatto benissimo in Serie B l'anno scorso, tipo Balzano, Zanon e altri. Perfetto. Non le manda a dire la priore. No, è strano perché solitamente è sempre da quando sono mamma sono diventata quindi più acida. Quindi il Bon Jovi del Pescara non ti aggrada, tu lo rimanderesti subito a casa? Per come hai risposto sì. E su Kurt Cobain, Bjarnason? Ma lui mi sembra un tipo più volenteroso, lui lo farei rimanere. Però dipende da loro, cioè nel senso che se non sposano il progetto del Pescara in Serie B è inutile che stanno a Pescara. Francesca, hai visto qualche partita quest'anno del Pescara? Tutte, mentre all'ottavo. Ecco, innanzitutto ricordiamo, l'abbiamo ricordato, tanti auguri comunque a Francesca Priore che è diventata mamma. Quanto tempo fa? 5 mesi fa. 5 mesi fa della piccola e splendida Sofia. Tanto Luciano dai il regalo a Francesca. Sì, grazie. Sì, bravi. Già è una notizia che questo Pescara di quest'anno non ha fatto andare il latte alle ginocchia a Francesca Priore. Metafora latticina per Luciano Rapa. Beh, siamo quasi giunti alla fine della nostra prima puntata che vogliamo comunque sia breve anche per dare un ritmo diverso, no, ai format che ascoltiamo solitamente in televisione sul web. Però non vogliamo chiudere prima di aver fatto un ricordo, e qui torniamo un attimo seri, al 6 aprile di 4 anni fa. Siamo proprio in questi giorni, abbiamo scritto e ricordato quel tragico terremoto che distrusse l'Aquila. Orlando ha un ricordo speciale da fare di un ragazzo, un giovane sportivo che proprio in quell'occasione perse la vita. Sì, io ci tengo molto. Oggi chiudiamo parlando di sport, ma anche di questo ricordo, di sport e di commozione, perché io ricordo, approfitto di questi 4 anni per ricordare come ho vissuto personalmente con i miei amici, con le persone anche della mia comunità, io sono originario di Loreto Abrutino, quell'evento catastrofico per l'Abruzzo, perché nelle 309 vittime c'era un mio amico, era Giuseppe Chiavaroli, giocava a calcio in quel momento con il Lauretum, però aveva giocato nelle giovanili della Fiorentina, nella vecchia Renato Curi, nel Penne, poi nel Lauretum e poi nel Celano dove ha vinto il campionato di Serie D, dove ha giocato in C2 con Damiano Zanon, tra gli altri, con Alfonso Pepe, capitano del Chieti. Giuseppe purtroppo quella notte, essendo fidanzato con una ragazza aquilana, Francesca, che anche ho il piacere di ricordare in questa occasione, era all'Aquila perché il campionato era fermo per Pasqua per il torneo delle regioni. Ha passato il weekend all'Aquila a casa di Francesca, la sera prima era uscito con gli amici, gli ex compagni di squadra del Celano, con Damiano, tante volte abbiamo ricordato questo aneddoto, e purtroppo quella notte era lì. Noi solo la mattina dopo non aver dormito per la scossa delle 3:32 tra amici abbiamo cominciato a sentirci, abbiamo saputo che Giuseppe non era ancora riemerso dalle macerie di quella palazzina. La sera Giuseppe è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Teramo e durante la notte abbiamo avuto la tragica notizia che in sala operatoria non ce l'aveva fatta ed è una ferita che per tutti quanti noi non si è rimarginato, probabilmente non lo farà mai. Io approfitto per salutare i genitori Tommaso e Piera, Antonella, per salutare Paolo Di Martire che era uno dei suoi migliori amici e tutti i ragazzi dell'associazione culturale Giuseppe Chiavaroli che abbiamo fondato pochi giorni dopo questa catastrofe, che ancora oggi impegna 365 giorni l'anno o quasi per il ricordo e per la memoria di Giuseppe, che anche nella prossima estate organizzerà degli eventi per... Anche tra l'altro verrà ricordato con una... Sì, noi ogni anno alla fine della stagione agonistica, prima dell'estate, organizziamo una partita che si chiama In Campo con Giuseppe, perché sono tutti i suoi ex compagni di squadra e gli amici che si ritrovano, giocano questa partita divertente con tutta la famiglia, e si parla di ricordi, ma insomma si sta insieme anche molto serenamente, perché è come se lui
fosse lì, per questo il nome dell'evento è in campo con Giuseppe, non per o in memoria di con lui. E poi l'estate c'è una festa, diciamo, più culturale, divertente, ci sono concerti, stand, si sta insieme, perché la sua grande passione come crawl group era il rock and roll. Lui era un grandissimo amante della musica rock, andava sempre ai concerti e tutti, insomma, lo potevano andare a vedere la domenica e tifare per lui e poi passare con lui delle serate completamente diverse, perché aveva questo carattere, questa apertura che tutti quanti non dimenticheremo. Perfetto, con questo splendido ricordo direi che siamo giunti al termine della nostra prima puntata, sperando di avervi dato un po' di informazione, un po' di, anche di intrattenimento con la presenza dell'elemento di disturbo, che spero tornerà a trovarci presto. Poi tra l'altro, vabbè, sì, tu l'hai capito, io dove vai tu vengo anch'io, quindi sì, stai tranquillo. Ovviamente filo doppio, non riesco proprio a staccare questo cordone ombelicale. Ora siamo in due. Ora siamo solo in due, giustamente. Ha chiamato i rinforzi con la piccola Sofia. Bene, noi ci ritroviamo venerdì 18.30, www.sportac.it, www.forzapescara.tv. Ricordiamo ancora gli sponsor che consentono a questa trasmissione di andare in onda per questi primi due mesi, ovvero Atena Servizi e Tecnomatic SRL. Grazie a Luciano Rapa, Orlando D'Angelo, Francesca Priore e il grandissimo Luca Di Carlo. A presto! Tic Tag, tempo di sport. Tempo di sport.